Buongiorno raga, allora sono senza occhiali perché ho le lenti a contatto. Comunque sono fuori al cancello di Anna perché adesso tra un po' arriva anche lei. Dobbiamo andare a Baselga in posta a ricaricare la mia carta di credito così potremmo prenotare, diciamo, l'offerta quella di Gardaland col pullman e tutto. E niente, voglio anche attivarmi l'offerta Iliad, che già ce l'ho Iliad, però diciamo che ho trovato l'offerta flash, tipo quella da 70 giga, 10 euro al mese, minchia. Quindi adesso Anna scende e arriva. Eccolo che sta arrivando. Ciao raga, buonasera. Allora, sono le 22:56 adesso. E niente, io sono in camera mia, alla fine ho ricaricato. Scusate se non ho vloggato, però c'avevo la fotocamera in carica. E comunque non ho avuto neanche il tempo, cioè sinceramente, come ieri insomma. E praticamente ho ricaricato, mi sono presa la SIM, dovrebbe arrivarmi lunedì, martedì, non lo so. Sono andata anche a farmi una fotocopia del documento di riconoscimento che ho messo la patente, quindi ho fatto la patente e niente. Praticamente alla fine mia mamma ci ha ripensato, non vuole più farla perché praticamente dice che dopo non ci avrà più i minuti in Romania e quindi non se la fa più. E poi ho provato anche a fare la prenotazione per Gardaland. Solo che praticamente alla fine ho scoperto, è amoroso, ho scoperto che praticamente dopo che ho messo, insomma, il numero della carta e tutto, mi fa che mi ha inviato un messaggio sul mio numero di telefono che devo confermare, insomma, rimettere il codice, insomma, quelle cose lì. Solo che c'è un piccolo problema, diciamo, anzi un grande problema. Praticamente io sulla carta, quando mi sono fatta la carta, ho avuto un altro numero di telefono. Quindi adesso quando mi hanno mandato l'SMS me l'hanno mandato sul vecchio numero. Ho provato a cercare tutto il giorno la SIM a casa, però non l'ho trovata. Quindi adesso domani, che è aperta la posta di mattina, ho detto di andare e provare a cambiare il numero della carta, insomma, perché veramente se no non riesco a fare la prenotazione, che è veramente un peccato. E niente, domani mi porterò con me naturalmente. E c'è mio amoroso che mi scrive. Ho parlato anche prima con Anna e alla fine Angela non viene più oggi perché si parlava di che venga oggi, però alla fine niente. Amen. C'ho un mal di pancia. Sì, mio amoroso mi fa, che fai? Niente, vlog. E niente. Stamattina ho avuto parecchio da fare, diciamo, veramente giornata piena. Poi dopo pranzo sono andata nell'orto a piantare. E dopodiché, insomma, il pomeriggio sono stata un po' a casa. E non tanto però, perché dopo sono ritornata a Baselga, in farmacia. Sono andata anche dal dentista. Scusate che rispondo. Sono andata anche dal dentista, però per sfortuna, stavo per dire per fortuna, ma già per sfortuna, non ho trovato aperto. Stavo per dire per fortuna perché sapete che io odio i dentisti, mi stanno proprio sui coglioni. Però mi tocca, mi tocca. Già. Che rompi. Sinceramente mi stanno anche dando fastidio le lenti. Perché adesso ho le lenti a contatto negli occhi, ancora. Tutto il giorno ho avuto negli occhi. Mi stanno dando fastidio. Perché mi sono seccati gli occhi. Ogni tanto mi metto le gocce negli occhi ogni 6 ore, però boh, mi dà un fastidio. Sinceramente quasi quasi li tolgo anche perché comunque sono le 23. Quindi sì, dai, adesso li tolgo. Che palle.
Mimoroso che si fa i cazzi miei. Niente, dai, togliamo ste cazzo di lenti. Ok, raga, allora sono andata a rovesciare il liquido che c'era all'interno, sono andata a pulirlo naturalmente. Ok, adesso togliamo. Sinceramente è già il secondo giorno, mi pare, che metto le lenti a contatto, il secondo o il terzo giorno. Sinceramente non mi sono ancora abituata, nel senso faccio ancora fatica a metterle e a toglierle, però pian pianino insomma mi sto abituando, dai. Vediamo se riesco a toglierle, raga. Perché sinceramente ieri... Oh, dal primo colpo. Non ci credo. Perché sinceramente ieri ci ho messo un pochino a toglierle. Quindi sì. Ok, adesso togliamo l'altro. Se riesco dal primo colpo anche questo, figa. Oh, ce l'ho fatta. Adesso si fa impressione, però. Mi fa impressione pure a me, quindi figurate. Andiamo a mettere il liquido. Andiamo a chiudere il tutto. E shakeriamo. Io faccio così per lavarle, naturalmente. Perché non c'ho voglia di metterle nella mano, fare così. Faccio così direttamente, shakero bene. E domani mattina quando me le metto gli do una sciacquata con liquido e buono. Cioè sono più comodo sinceramente. Ok, boh, a posto. E dove cazzo ho ficcato gli occhiali adesso che sono una talpa? Non ho più pallida idea. Non sono... Ok, ho trovato gli occhiali. Per fortuna. Sono una talpa. Di nuovo con gli occhiali. Che c'è? Vabbè. Mimoroso che continua. Niente, comunque, riguardo la sim, terrò 2. Perché sono già della Iliad. Terrò 2. E praticamente la mia idea era di farmi prestare dall'Anna il tipo modem mini, no? Di wifi, così metto dentro la sim e funziona tipo wifi, e con l'internet lo userò probabilmente soltanto per caricare i vlog. Mentre quello che ho sull'altro, cioè su questo da 30 giga, userò solo per guardarmi film, video, cose varie. Insomma, adesso sono sicura che non mi veniranno mai. LOL. Ciao raga, allora sono in macchina e sono vestita perché sono le 23:38. Mio moroso mi fa di nuovo quella cosa dei soldini, cioè se arrivo entro mezzanotte mi dà 50 euro tipo. E quindi niente, io adesso mi muovo e vado a Trento. Fine della storia. LOL. Cos'è che fai? Non so. Dov'è il soldino? Ehi! Guardi qui. Guardi. No, non è proprio un ritardo che è. Tanto, è 00 ero qua, sai? No. Cattivo. In su, iscrivetevi, seguitemi su Instagram e noi ci vediamo domani con